Le città sono sempre più calde, inverni corti, brevi, ci fanno subito portare all'idea che l'estate sarà calda, afosa e particolarmente difficile da superare. Come gli alberi ci possono aiutare per superare questo impasse? Come gli alberi possono climatizzare la città? Ciao, sono Stefano, il mio mestiere è fare il paesaggista e oggi vi parlerò di grandi alberi utili per ombreggiare la città e tramite i quali andare a concepire grandi viali alberati che possiamo considerare come portici della città. Perché faccio questo parallelo tra i portici di Bolzano, i portici di Bologna, città eleganti, e per esempio quattro filari di alberi che possiamo ritrovare sulle mura della città di Lucca? Perché l'idea fantastica avuta da Nottolini a inizio dell'Ottocento è stato proprio quello di pensare prima come collocare gli alberi e poi come mettere la strada per creare una grande area a parco nell'intorno del centro storico di Lucca. E ancora oggi è il parco della città di Lucca e ancora oggi, quando uno vuol cercare rifugio nel caldo afoso del luglio e agosto toscano, va a camminare all'interno di questo quadrifilare della città di Lucca. Quali alberi fanno questo mestiere? Quali grandi alberi ci permettono di concepire, progettare grandi viali alberati per poter climatizzare la città? Allora, dietro di me vedete, in sequenza, il primo albero che vedete è un cerro. Cerro che è tipico dei nostri boschi, ma in realtà guardate quanto è bello, colonnare, fantastico, apre la chioma, è in grado di raggiungere 18-20 metri, quindi fa delle superfici fogliari estremamente importanti. Dopo a seguire troviamo un carpino bianco, un Carpinus betulus, viali un po' più piccoli, magari più legati alle piste ciclabili. Dopo a seguire il Celtis australis, il bagolaro, cosiddetto spaccasassi, dall'Australia che è venuto qua, che ha sostituito l'uso del faggio, perché nell'Ottocento usavamo il faggio, poi è stato introdotto l'utilizzo di questa pianta. Grandi viali colonnari, esempio alle Cascine di Firenze. L'ultimo è il ginkgo biloba, che ce ne accorgiamo in autunno, quando le foglie gialle diventa uno spettacolo all'interno di piazze e viali alberati. Poco usato nella tradizione toscana, tanto usato per esempio nella città di Verona. Grandi viali alberati, grandi alberi. Ma qual è il motore della climatizzazione? Noi parliamo di alberi, in realtà dovremmo parlare di foglie. In realtà dovremmo parlare di come funziona la foglia. Noi a scuola abbiamo studiato la fotosintesi clorofilliana. Sappiamo che vuol dire che la pianta respira, cattura anidride carbonica, cattura gli inquinanti, ma soprattutto fa un'altra cosa, traspira acqua. Quindi è come se nebulizzasse acqua e immettesse nell'atmosfera, nell'aeriforme, piccole goccioline d'acqua che servono per abbattere la temperatura. Quindi non è soltanto una questione di ombra, ma è proprio la capacità, attraverso queste piccole aperture presenti sulla foglia che si chiamano stomi, che la pianta riesce, soprattutto la mattina, ed è per questo che troviamo questa piccola rugiada sulle foglie, a climatizzare liberando acqua nell'atmosfera. Chi era Nottolini? Reale architetto nella Lucca dominata da Napoleone, ma soprattutto una persona molto illuminata, al quale si deve non solo l'acquedotto, la realizzazione di fontane che portarono l'acqua potabile fin dentro la città, ma soprattutto la creazione dei viali alberati sulle mura di Lucca. Alle mie spalle vedete il quadriportico, il quadrifilare di alberi. Gli alberi hanno 30-40 anni, ma sono ispirati alla regola del Nottolini, alla regola del 7 e del 9, cioè di un sesto di impianto di 7 metri sulla fila e di 9 metri tra le file. Questo sistema di piantumazione rinascimentale ripreso da Nottolini nell'Ottocento consente alle piante di crescere dritte, colonnari e di aprire bene le chiome, ma soprattutto consente di creare l'effetto portico, l'effetto di rinfresco che possiamo apprezzare bene d'estate, ma consente soprattutto di coltivare bene l'albero per l'interezza del suo ciclo, perché quando diventano adulti, quindi oltre 10-14 metri d'altezza, noi diradando possiamo portare gli alberi a debita distanza, quindi oltre 10-14 metri. Un criterio di coltivare bene l'albero in città, un criterio per avere chiome
verdeggianti e ampie per poter ombreggiare e rinfrescare la città. E questo è il viale del rinfresco di Lucca.